Ciao, ciao da Oslavia, sono Matei, the day after. Niente, anche da noi, nella notte del 24 luglio, è arrivata a bussare una bella grandinata e ti faccio un po' il resoconto, lo stato attuale della situazione e poi alla fine, seconda metà della seconda parte del video, ti dirò anche un pochettino come ho iniziato a intervenire da oggi, ecco. Allora, diciamo che l'altro ieri sera, ormai alle 9:30 è arrivata la prima rata, dove abito io, a Gabria. Ha fatto un gran bel po' di danni la mia povera Ford Focus Station Wagon. 2 mesi di vita, uno, è completamente martoriata, vetri spaccati, cinque. Mi viene un po' da piangere, ma non ci resta che ridere. Su 4 macchine, 4 a casa, non ho una utilizzabile, sono come Ace Ventura in la chiappa animali, guido praticamente con la testa fuori dal finestrino perché non vedo un cazzo fuori perché ho il vetro spaccato, ma oh, d'altronde non ho altre macchine da usare. Venendo invece alla vigna, ti posso dire della mia situazione, le nostre vigne a Lucinico, sulla Mainizza, a Farra, a Villanova di Farra, tutto sommato se la sono cavata benino. Adesso mi trovo a Salcano, parte a nord di Gorizia, terreni a nord di Gorizia. La situazione è già un po' più seria, malvasia, il problema della malvasia soprattutto in questa fase è di avere il rachide molto morbido, infatti ci sono tanti grappoli interi per terra perché no, non basta così, era grande come uova, le uova. Oslavia, la situazione è un po' più complicata perché ci sono 2 fasce. Logicamente la grandine va sempre a fasce. E Oslavia Nord, diciamo così, semplificando, Oslavia Nord benino, dai, non possiamo lamentarci. Oslavia Sud, la fascia che va dal obelisco, scende giù verso dietro il Sacrario per poi proseguire giù verso Piuma e arrivare qua dove mi trovo io adesso, ecco lì la parte sud di Oslavia, aiuto, la parte sud di Oslavia, andiamo dal 30 al 40% di mi alzo perché ho le balle piene di star seduto, 30-40% di colpito. E qualche zona di più, qualche zona di meno, qualche forma di allevamento si è salvata di più, il guio, ho una ribolla a guio, diciamo, vedrai, te la incollo qua da qualche parte, che è presa bene, e adesso ti dico, anzi, intanto iscriviti al canale, mi sono dimenticato all'inizio di dirtelo, se sei arrivato qui, fino a qui, minimo dai, iscriviti, che così riparo prima o poi la Focus. E, ecco, adesso qual è il cosa fare, ecco, dopo una grandinata del genere? Beh, innanzitutto ci è andata tremenda, nel male ci è andata tremendamente del culo, perché altre zone d'Italia sono messe molto peggio rispetto a noi, questo vale però ad oggi 26 luglio, fino alla vendemmia ancora lunga. E, allora, prima roba, sperare nel bel tempo. Oggi c'è un bel sole, ieri no, perché dopo una grandinata abbiamo avuto anche 55-60 mm di pioggia, non aiuta poi tanto con quella pioggia. Adesso la necessità è di avere sole perché vada ad asciugare gli acini spaccati, gli acini colpiti. Poi, laggiù, se lo vedi laggiù, è già pronto l'atomizzatore, idrossido di rame,
al massimo di etichetta. Gli ho messo dentro anche un Resolve, è un antioidico, diciamo, sono dei funghi antagonisti, contro l'oidio, ma non c'è oidio, però per non mettere zolfo, perché ormai siamo anche abbastanza vicini alla vendemmia, gli ho messo anche un antioidico. Non uso al momento, ma neanche poi, né alghe né fogliari, perché ho bisogno che l'energia della pianta vada nel grappolo. Qua, tutto sommato, ecco la fortuna di avere chicchi così grandi di grandine, ci ha aiutato a mantenere in un certo senso una parete fogliare integra, più o meno. Qua a Salcano la situazione anche della parete fogliare, puoi anche vederla, non è così male. Ecco, quello che mi preoccupa, un vigneto a Oslavia, è proprio la parete fogliare, che è molto danneggiata, mentre dall'altro versante della collina parete fogliare più integra, per quello sono più tranquillo. Di conseguenza farò sulla ribolla e sui rossi, come sempre andrò a fare una gran bella defogliatura, ma dopo Ferragosto, e su fascia grappolo, una volta fatta la defogliatura, andrò a fare un bel trilogy, un antibotritico sulla ribolla, perché mi serve un pochettino, eventualmente, ecco, se non si va ad asciugare bene in queste 20 giorni che mancano a Ferragosto, se non andrà ad asciugarsi bene in queste due settimane, andrò a fare un antibotritico. Se il sole, come spero, farà la sua parte, ecco, mi evito l'antibotritico, e ecco, questo è un po' fondamentale, ecco, è andare a asciugare in questo momento gli acini, perché tutto sommato abbiamo perso dei grappoli, abbiamo un danno quantitativo, ma quest'anno abbiamo avuto più uva, abbiamo un 30% più di uva, ne abbiamo persa un poca, bam, dai, vaffanculo, ci è andata bene, siamo a pari, va benissimo, però adesso, ecco, danno quantitativo l'abbiamo pareggiato rispetto alle produzioni, diciamo, normali. Dobbiamo stare attenti dal lato qualitativo, e sul lato qualitativo, l'aspetto qualitativo, è fondamentale il bel tempo, e su quello non so, l'altro anno incendio dietro casa, dietro il culo, quest'anno grandine a casa, non so più che pesci piglia. Se sei arrivato fino a qua, niente, ti saluto, dai, se lavori con la natura, mi sta anche chiamando Robert, se lavori con la natura sai che la natura dà, la natura toglie. Dai, ci sentiamo, ciao ciao.